Ciao a tutti ragazzi, sono Orcuverde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo super money glitch per guadagnare soldi infiniti su Red Dead Online. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollice in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Per eseguire questo money glitch dovrete recarvi in questa precisa locazione della mappa. Come bene potete vedere, in questo momento su Red Dead Online possiedo 80 dollari e nella bisaccia su oggetti preziosi non possiedo nemmeno un oggetto prezioso. Quando vi recate in questa locazione, spesso ma non sempre è presente un covo dove dovrete eliminare dei nemici. Se quando vi recate in questa locazione ci sarà il covo, uccidete tutti i nemici del covo per poi eseguire i money glitch tranquillamente. Quello che dovrete fare è entrare in questa casetta, poi dovrete recarvi precisamente in questo punto, avvicinandovi a questo armadietto, poi dovrete frugare nell'armadietto così che il proprio personaggio lo aprirà. Fatto ciò, come bene potete vedere, in questo armadietto ci saranno ben due gioielli che potrete prendere. A questo punto dovrete prendere il primo gioiello, poi prendere anche il secondo gioiello. Appena il proprio personaggio avrà preso in mano il secondo gioiello, velocemente dovrete aprire il menu di pausa, andare su online, poi premere X o A su Free Roam e poi premere un'altra volta X o A per confermare la schermata, dove vi chiederà di unirvi a una nuova sessione di Red Dead Online. Fatto questo, attendete il caricamento della nuova Free Roam. Quando sarete spawnati in Free Roam, dovrete entrare nella casetta e avvicinarvi a questo armadietto. Poi dovrete frugare nell'armadietto così che il personaggio lo aprirà. E se quando il personaggio avrà aperto l'armadietto, nell'armadietto sono presenti nuovamente i due gioielli e nella bisaccia su oggetti preziosi saranno presenti i due gioielli che avete preso prima, vuol dire che il money glitch avrà funzionato correttamente. A questo punto vi basterà ripetere questi passaggi per duplicare altri oggetti preziosi, potendo fare questo all'infinito, quante volte volete. Può capitarvi in diverse free room di incontrare altri giocatori nello stesso punto che staranno anche loro eseguendo questo money glitch. Se ci saranno altri giocatori, quello che vi consiglio è di trovare una nuova free room, così da evitare rompimento di scatole mentre state eseguendo il money glitch. Now.
Now, chips, 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 now,
Quando avrete finito di duplicare gli oggetti preziosi, dovrete recarvi da uno dei ricettatori nella mappa e vendere gli oggetti preziosi che avrete duplicato tramite questo money glitch. Questo money glitch è molto meglio rispetto al money glitch precedente che ho caricato ieri nel canale, in quanto in questo money glitch si potranno duplicare ben due oggetti preziosi per volta. E oltre a questo, se ci fate caso, questi oggetti preziosi, quando li andrete a vendere da un ricettatore, saranno più valutati, quindi vi faranno guadagnare più soldi rispetto agli oggetti preziosi del money glitch precedente. Per cui questo è davvero un super money glitch. Vi consiglio di sfruttare questo super money glitch prima che venga patchato. Quando verrà patchato, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link nei miei social nella descrizione. Da Orcoverde tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!